Amici, per cominciare questa chiacchierata vorrei citare il poeta gallese Dylan Thomas, quando i miei 5 contadini sensi vedranno, per dire che non abbiamo molti mezzi per conoscere e capire cosa succede a parte i nostri sensi, anche se il poeta ci contava molto, fino a dire che la morte non avrà più dominio. Negli ultimi anni stava cominciando a maturare un risveglio. Cosa significa risveglio? Significa molte cose: percepire la realtà in modo diverso, riflettere sulla nostra condizione esistenziale, sulla nostra essenza di esseri umani, rivedere il passato, porsi domande sul posto in cui viviamo e darsi delle risposte non prestabilite, eccetera. E le risposte portavano in settori inesplorati, imprevedibili, forse anche un po' spaventosi, che ci erano stati nascosti, però erano risposte che avevamo il diritto di avere. Ma anche i controllori hanno capito che qualcosa si muoveva sul piano della comprensione e della logica, e allora sono intervenuti. Non potevano impedire a chi aveva capito di rinunciare alla sua crescita personale, ma potevano evitare che le nuove intuizioni si trasmettessero a macchia d'olio all'intera popolazione. La qualcosa sarebbe di certo avvenuta se la ricerca fosse proseguita in serenità. Per evitare questo, hanno dato avvio al solito piano di emergenza: fomentare la paura, creare diversivi mondiali, scatenare i piccoli personaggi dell'opposizione controllata, l'attacco dei cloni, accelerare il reset, eccetera. E non potendosi sbarazzare di internet, che resta comunque un loro strumento privilegiato di persuasione per le classi più colte, hanno apportato delle varianti negli algoritmi, in attesa di accelerare la messa a punto di altri metodi di controllo. Con un microchip, infatti, chi riuscirà più a usare il suo cervello? Avremo solo la loro fredda e spietata invadenza in ogni nostro pensiero. La loro paura maggiore è che la gente apprenda la verità. Nel mondo inizierebbe il caos e il capitale da loro accumulato, militare ed economico, potrebbe svanire. L'intero sistema stabilito dai controllori collasserebbe. Un sistema con cui hanno portato l'umanità in un abisso di pseudoscienza, fantascienza, scientismo, ai limiti della caricatura e del fumetto. Un sistema di informazioni fuorvianti concepito per rendere le masse inconsapevoli, come si può notare in un qualsiasi museo o sito archeologico, dove la gente guarda ma non vede. Ma purtroppo è in questo contesto che noi viviamo. Pushkin ha detto: «Non è difficile ingannarmi, io stesso sono felice di essere ingannato». Ed è la verità. Noi stessi siamo felici di guardare i loro film, leggere i loro libri, dipendere dai loro programmi cosiddetti divulgativi, dare ascolto alle notizie manipolate dei mass media, alla propaganda e alla pubblicità, fino alle canzoni e alle sigle dei telegiornali. E subire anche i loro sottintesi, come in questa serie TV, dove alle spalle dei protagonisti vediamo degli edifici della passata civiltà o allusioni ad eventi tragici. Qui, per esempio, è il sole che sorge o qualche altra fonte di calore. Un lungo indottrinamento che comincia con i cartoni animati per i bambini. Non c'è un solo cartone animato che non tenda a sovvertire la loro natura. I controllori hanno lavorato da tempo per giungere a questo risultato. Attori che fingono di lavorare a grandi imprese
Ho gente ignara che crede di lavorare in importanti progetti. E in più, come ci ha detto, si avvalgono di un'opposizione controllata, diciamo pure un mainstream alternativo, che finge di non vedere e non sapere, che discute su 300 metri di terreno conquistati su un campo di battaglia, ma non si occupa dei miliardi di chilometri persi con il globo. Ma non è solo il mainstream alternativo ad aiutare il potere, questo avviene in molti altri settori. Medici e scienziati che non osano parlare di quanto è avvenuto, politici che parlano ma del niente assoluto, però lo fanno con convinzione, fino agli astronomi che per spiegare alcune cose fanno ancora ricorso a Eratostene, un vecchietto che eseguiva i suoi calcoli con un bastone. E hanno costruito un intero universo sulla base di teorie non confermate, come l'attrazione dei corpi celesti. Eppure fu lo stesso Newton a scrivere, in una lettera a Richard Bentley datata 25 febbraio 1692, qualcosa in proposito. Ecco il brano. Il fatto che un corpo possa agire sopra un altro a distanza, attraverso il vuoto, senza cioè la mediazione di niente altro, e la loro azione e forza a essere convogliata dall'uno all'altro è per me una tale assurdità che io credo che nessun uomo che abbia una competente facoltà di pensare possa mai cadere in essa. Ma d'altra parte circolano storie sulla infallibilità degli scienziati. Sembra che un gruppo di archeologi, avendo trovato dei frammenti di terracotta, avesse stabilito che si trattasse di reperti risalenti alla preistoria. Continuando a scavare, però, avevano trovato delle punte di freccia, di ferro, per cui spostarono la datazione al Medioevo. O come quest'altra storia, una conchiglia fu portata in laboratorio. L'analisi con radiocarbonio era chiara, si trattava di una conchiglia di 2300 anni fa. Ma l'errore era esattamente di 2300 anni, infatti la conchiglia era stata raccolta sulla spiaggia qualche giorno prima. La verità è che dagli economisti agli storici ai professoroni sono solo capaci di usare spiegazioni e termini complessi, in modo che le persone si convincano che non saranno mai in grado di comprendere molto e che quindi è meglio non pensarci e non fare più osservazioni, altrimenti si viene derisi e offesi. È inutile, per esempio, fare delle domande su fatti storici, su chi abbia raccolto in presa diretta tutte le frasi, le parole di fatti accaduti 1000 anni fa. Sembra infatti che i personaggi vivessero in un reality in cui ogni loro mossa veniva registrata, anche quando erano da soli. Ne ho sentito qualche divulgatore di storia chiedersi cosa ci facesse davvero Napoleone in Russia, o in Egitto, cosa fosse la Tartaria, o se Gesù e il cristianesimo fossero già nel Nuovo Mondo quando arrivarono i cosiddetti colonizzatori, o perché gli edifici della passata civiltà continuino a bruciare. Oppure sulla vera ragione delle guerre, se sia vero oppure no che servono a controllare la crescita della popolazione. Se le guerre vengono svolte con regolarità, infatti, le persone attive verranno tolte di mezzo e non potranno mai rovesciare i governi. Ma ci sono anche altri modi per impedire alla gente di concentrarsi e pensare. L'alcol, il tabacco, le medicine, eccetera. Medicine che devi prendere perché è un atto d'amore o un dovere civico. Mi tornano in mente i personaggi di una serie TV del 2016 intitolata Brain Dead, in cui si racconta come Washington sia stata invasa da insetti alieni che si insinuano nei cervelli e prendono il controllo delle persone, inclusi i membri del Congresso. Comunque, che i nemici siano simili a noi nell'aspetto fisico, o esseri con quattro braccia, poco importa, è nella testa che sono un'altra specie.
Ma è altrettanto evidente che non si tratta di quattro persone sedute attorno a un tavolino a decidere per il resto del mondo. Da qualche parte ci sono computer quantistici che guidano i processi sulla Terra, programmati da creature a sangue freddo, senza alcuna esperienza della sofferenza umana, che non sanno cosa sia la crescita spirituale e il potenziale offerto dall'empatia e dall'amore. Tutto quello che hanno è la tecnologia, che non possono fare a meno di riversarci addosso perché è il tramite che usano per interagire con gli esseri umani. Intanto i canali alternativi parlano di democrazia, cantano Bella Ciao, al massimo si spingono a dire che si tratta di globalisti, parola che deriva da globo. Per concludere avrei altre informazioni, ma sono un po' caotiche e difficili da trattare in modo organico. Inoltre, non vorrei perdere del tutto il contatto con la realtà che ancora posso osservare con i miei sensi contadini di cui parlavo sopra. Quindi abbozzo soltanto qualche altro riferimento per curiosità e dovere di cronaca. C'è chi parla di toroidi e inversioni magnetiche e c'è chi dice che l'ora legale sia la risincronizzazione degli orologi, altrimenti ci accorgeremmo del ciclo più veloce. Che i rettili siano arrivati sotto forma di frequenza, creando un diverso campo elettrico, perché l'ambiente era a loro stile e che questo lavoro continuerebbe con le irrigazioni. C'è chi sostiene che le élite che li hanno aiutati si stiano preparando a scappare e che tutte queste grandi navi, città galleggianti, siano le nuove arche per fuggire nella terra più grande, che hanno colonizzato con i soldi delle missioni spaziali. Che lo spazio sia solo una proiezione nella cupola riflettente con proiettori nascosti da qualche parte oltre i confini. Non so se tutto ciò abbia un senso, una logica, o se non sia proprio l'eliminazione della logica lo scopo della mente che ci controlla. In ogni caso, mi pare evidente che la guerra sia qui e ora. Dopodiché, game over.